Salve, buongiorno. Bello questo. Sì, sì, bellissimo. Tutto cotone, purissimo, fatto a mano. Porta amore, fortuna, toglie sfiga e anche reumatismi. Pure i reumatismi? Sì. Chissà quanto costa. 50 euro. Ma è un affare! Ma che vuoi fare? Sei scemo? 50 euro! Si deve sempre trattare, altrimenti ti fregano. Ti diamo un euro. No, un euro no. Ok, ce ne andiamo. Ok, ok, aspetta. 20 euro. 1,50 euro. 15. No, ce ne andiamo. Aspetta. 10. 2 euro e non un centesimo in più. Va bene, ok. 2 euro? Sì. Ma è incredibile, mi hai fatto risparmiare 48 euro. Il segreto è far finta che te ne vai. Alla fine ci dono tutti. Hablemos de negocios. Tengo 50 kilos de cocaína purísima y quiero 10 millones de euros. No, non mi freghi. Ti offro un euro. ¿Un euro? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ma è completamente scemo. Gli ho offerto un euro. Me ne vado? Siéntate ahí. He dicho que quiero 10 millones de euros en el banco, no un puto euro. 50 centesimi. Me ne vado? Coge el maletín. Allora, come forse saprà, il prezzo di partenza dei miei clienti è di 1,2 milioni. 3 euro! Dicevo, no, come il prezzo di partenza dei miei 2,80 euro! Ah, ma forse il signore vuole scherzare. No, che scherzare? 2,80 euro. Prendere o lasciare? Me ne vado? Senta, va bene tutto, ma se lei è venuto qua per prenderci in giro, se ne vada! Me ne vado. No, dove va? Cos'è questa fretta? Lo sapevo, voi venditori siete tutti uguali. Allora, 2,80 euro, prendere o lasciare? Io non prendo un accidente. Signora, non faccia così, perché alla sua età lo stress può essere molto pericoloso, eh? Non vorrei che poi si svegliasse con un buco in fronte. 2,40 euro! Mamma! Ma perché papà sta lavando i piatti? Ma che ci fate qui? Andate di là! Mattia, Niccolò! Ciao! Ciao, ma scusi, ma lei conosce il nome dei miei figli? Certo, ci siamo incontrati, vero? Sì. Dopo vi faccio sentire la mitragliatrice. Ma insomma, andate di là! Ma vuole dire qualche cosa? Non mi viene in mente niente da dire. Rosario! E va bene, signor Leone. 2,40 euro è un'offerta che ci fa onore. E vai! Ma che fa? Non sarebbe mai scappato. Signora, siamo nel mirino della mafia. Senti, mamma, questa volta ha ragione lui. Ma tu ti ricordi che cosa ha detto quel mostro ai gemelli? Dove andremo? Non lo so. Intanto partiamo e poi si pensa. Sì. E se dovessero ritrovarci? Ma come fanno a trovarci? Dai! È libero questo. Uè, pure voi qua! Ciao Mattia, ciao Niccolò! Che cosa ci fa lei qui? Quello che fate voi. Senta, la casa gliel'abbiamo lasciata, che cos'altro vuole ancora da noi? Ah, guardate, io ho avuto un contrattempo, la casa non la posso più prendere. Come scusi? È successo per colpa dell'Angola e la casa non la posso più comprare. Mi dispiace, perché voi magari su quei soldi ci avevate fatto affidamento. Prendi tutto! Andiamo, bambini! Prendi questo. Andiamo, bambini, forza! Vieni. Prendi la nonna! Sì, ci sono! Buona giornata allora, Buon viaggio! Magari me l'affitto quest'estate! A 1,50 euro!